importante del territorio, quindi i problemi di questa, del nostro centro storico me li vivo da anni. Sono grato di poter aver avuto dal mio presidente questa delega, per me è importantissima perché la sicurezza è forse il tema sul quale sono più sensibile da sempre. Allora, noi abbiamo avuto un carico da pochi mesi, qualche cosa è stato già fatto perché la stessa cittadinanza ce lo dice che un miglioramento sulla città e sul centro storico l'ho visto. Ovviamente non ci basta, a me personalmente poi non sono ancora contento. I due più grandi problemi del nostro centro storico, anche se diversificati a seconda delle zone, rimangono lo spaccio di droga e lo spaccio di alcol. Temi sui quali ovviamente il nostro presidente e il nostro assessore sono sensibilissimi, devo dire che mi sopportano molto bene perché io ogni giorno passo all'attacco con nuove informazioni, con nuove segnalazioni, perché il mio compito è prima di tutto quello di essere un anello di collegamento tra la cittadinanza e la prima istituzione che è quella del municipio. Qualcosa si è già visto, qualcosa stiamo facendo che però ha meno visibilità. Vorrei ricordare che forse la mia prima azione come delegato alla sicurezza è stata quella di richiedere al mio presidente di terza commissione un incontro con le forze dell'ordine, dove abbiamo segnalato ovviamente quello che stava succedendo in questa zona a Sarzano, sulle segnalazioni, sui video, sulla documentazione che comunque è arrivata e mi è arrivata. Una preghiera, un appello rivolgo a tutti voi, anzi a tutti noi, perché ripeto, mi ritengo prima di tutto un cittadino del centro storico. Segnaliamo e denunciamo sempre, perché il primo problema che abbiamo sono le statistiche, cioè al tavolo della sicurezza prefetto e questore ci dicono che Genova è una città che non necessita di interventi maggiori perché i dati che abbiamo sono confortanti. Purtroppo c'è da fare la distinzione tra quella che è la realtà e la percezione della sicurezza con quei dati che vengono comunicati ai tavoli. Io ho chiesto alle associazioni di poter divulgare questa richiesta. Denunciamo sempre. Non è bello, ma non è utilissimo porre subito video su Facebook, sui mass media, perché la cosa fondamentale è che arrivi la denuncia al tavolo giusto. Su Facebook sì, certo, fa rumore, però non fa dato. Muove magari il servizio a tale telegiornale, ma non fa dato, perché al prefetto non arriva. Voglio ricordare due cose tra i risultati di questo municipio, uno in particolare di cui sono veramente contento, orgoglioso, per la notte del Capodanno di Piazza Caricamento, che per la prima volta dopo decenni non ha avuto la presenza di commercianti abusivi. Per me, che abito da quelle parti, per la cittadinanza è stato un enorme successo, ottenuto grazie alla buona volontà ovviamente di tutta l'amministrazione, compreso degli assessori che fisicamente insieme a me hanno presidiato il territorio. Riuscire a cambiare questa città non è impossibile, certo bisogna impegnarsi parecchio. Grazie.